Il gossip recentemente è infallibile. Dopo aver preannunciato la separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri, a distanza di mesi si è avuta la conferma dell'epilogo della storia d'amore dei due attori, i quali hanno già intrapreso le pratiche in tribunale. Solo pochi mesi fa l'attore romano aveva seccamente smentito le voci che con insistenza hanno parlato di crisi e di rottura con la moglie, ma pare che la crisi che era in corso non sia stata superata dalla coppia, la quale si è lasciata pacificamente, raggiungendo un accordo extragiudiziale, depositato in tribunale già nei primi giorni di agosto. Proprio parallelamente al commento di Claudio Amendola, che ha sconfessato una presunta crisi con la Neri, la coppia pare si sia mossa per avviare la separazione legale, depositando le carte per il divorzio. L'attore quindi avrebbe detto una bugia negando la rottura con la moglie, malgrado le tante indiscrezioni che sono circolate nel corso dell'estate e che parlavano del suo trasloco. Sembrerebbe infatti che già da luglio l'attore avesse abbandonato il tetto coniugale, ed insieme a questo rumor, poi confermato dai recenti risvolti, si è fatto strada il pettegolezzo su una misteriosa donna di cui si sarebbe innamorato. Il retroscena sull'addio tra Claudio Amendola e Francesca Neri dopo la categorica smentita dell'attore, è calato il silenzio sulla coppia che è tornata a far parlare il gossip recentemente con l'ufficialità della loro separazione, difficile ma serena, dopo 25 anni insieme, ed un figlio Rocco nato nel 1999. La coppia, che è convolata a nozze segretamente l'11 dicembre del 2010 a New York, ha affrontato insieme diversi momenti difficili. Nel 2017 Amendola ha avuto un infarto e Francesca Neri è stata al suo fianco, poi è arrivato il momento buio dell'attrice colpita da una forma invalidante di cistite interstiziale cronica. Leggi anche, Michelle Hunziker, è di nuovo amore con Tommaso Trussardi, la foto fa impazzire i fan, beccati proprio così, per anni la Neri si è isolata abbandonando il set e vivendo da segregata in casa la sua difficile condizione di salute, trovando nel marito un'ancora di salvezza, anche se lei ha cercato di allontanarlo, per non farlo soffrire con lei. La coppia, dopo tante battaglie combattute insieme, ha deciso di intraprendere strade separate, così un altro divorzio VIP ha calamitato l'attenzione della cronaca rosa. La notizia è stata approfondita sulle colonne del Messaggero, che ha reso noto che la separazione è in rotta d'arrivo, manca l'ufficialità del giudice. Inoltre è emerso che Claudio Amendola ha deciso di affidarsi alla consulenza dello storico avvocato di Francesco Totti, Antonio Conte, che con Anna Maria Bernardini De Pace si sta occupando della separazione Totti-Blasi. Francesca Neri a sua volta è assistita dal legale Paola Firgione, che dovrà trovare un accordo con la controparte, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento per lei ed il figlio. Leggi anche, Giorgia Meloni, il gesto del compagno Andrea Gianbruno non passa inosservato e spiazza tutti, beccato così.